Buongiorno a tutti gli amici social, sono Erika Ferrari. Su Instagram mi trovate come Club New Dance oppure come Coach Erika Ferrari. Su Facebook e YouTube mi trovate come Erika Ferrari. Stamattina sono qui a casa di Rosanna Gaudino perché, come vedete, siamo in diretta Zoom con Radio RMC 101, una mattina tutta dedicata alle donne. E stamattina avremo ospiti anche le mie amiche Silvia Pizzamiglio di Casal Pusterlengo e Paola Miretta di Fitness Boutique di Piacenza. Ecco, sto per rispondere alla diretta. Pronto? Eccola qua. Mi senti? Sì. Adesso ti metto in preascolto, va bene? Perfetto, va bene. Ciao. Ciao. Sono in preascolto su RMC 101 e fra pochi istanti sarò in diretta con i miei consigli di home fitness. Abbiamo la diretta con un'altra canzone del nostro gruppo, la nostra Erika Ferrari, la pure serie, cavallino rampante. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli amici social, a chi ci segue in diretta radio, a chi ci segue su Facebook e Instagram. Ragazzi, le giornate cominciano ad allargarsi e le giornate cominciano ad allargarsi, il tempo comincia a farsi bello, perlomeno qui a Parma, non so lì in Sicilia come sia oggi, ma qua c'è una bellissima giornata di sole. Vabbè, non importa. Allora, diciamo che con il bel tempo è abbastanza normale che le persone comincino ad uscire di casa per farsi delle passeggiate, magari da voi al mare, da noi invece si va nei boschi, al parco, e quindi bisogna avere anche un pochino di accortezza per preparare il corpo ad affrontare quelle che sono le lunghe passeggiate che la primavera e l'estate ci possono accogliere e si possono fare. Quindi, a prescindere da una buona calzatura, che consiglio a tutti di avere una buona scarpa da ginnastica con la quale poter affrontare le camminate, ad oggi si riescono a trovare veramente un po' da tutti i costi, un buon calzino in modo da prevenire quelli che sono fastidi sul piede quando si cammina, la scarpa va allaggiata anche nel modo corretto, abbigliamento tecnico possibilmente, quindi una buona leggings, un buon pantalone confortevole, con underwear consono, quindi per le signore un reggiseno top sportivo, per i signori maschi un boxer contenente o un sospensorio in modo da non avere fastidio. Bisogna essere precisi in queste cose. Poi, prima di uscire di casa, bisognerebbe fare alcune cosine per poter liberare i nostri muscoli e articolazioni. Questo da fare non solo prima di camminare, ma anche ogni mattina appena mettiamo i piedini giù dal letto. Quindi, tutti voi immagino abbiate un mattarello in casa? Un mattarello per poter tirare la pasta? Che me li dava proprio quando facevo il cattivello. Bravo! Se non hai il mattarello puoi usare il frustino che usa tua moglie il venerdì sera con te. Perfetto, il manico della scopa è perfetto. Togli ovviamente la scopa, metti il manico per terra in orizzontale, ci appoggi sopra il piede e fai rullare il manico della scopa sotto la pianta del piede per andare a liberare la muscolatura plantare dalle eventuali tensioni che si possono creare durante l'utilizzo per noi donne della scarpa quotidiana, che solitamente è con un po' di tacco, e per voi uomini delle scarpe comunque che costringono il piede in una posizione scomoda. Quindi, prima cosa, io consiglio di farlo tutte le mattine appena svegli, oppure, quindi in entrambe le occasioni, anche la sera prima di coricarsi a letto. Dopodiché, per scaldare il corpo, alcuni movimenti di stretching, di allungamento, come quelli che abbiamo sempre fatto anche a scuola, quindi per lavorare la muscolatura ischio-crurale, la parte bassa della schiena, la parte posteriore delle cosce. E poi, tutti voi in casa, ce l'avete una seggiolina? Allora ragazzi, fatemi vedere che lo fate anche in diretta voi, in piedi. Avete una seggiola sotto di voi? No,
Perfetto, allora Antonio, mettiti in piedi. Mi devo mettere in piedi. Sì, in piedi. E adesso seduto. In piedi. Seduto. In piedi. Seduto. Ragazzi, per 30 volte al giorno. 30. E certo, sudore oggi, gluteo di marmo domani. Grazie a voi ragazzi, vedete che è facile. Anche da casa vi potete allenare, non ci sono scuse. Trovi più facilmente il frustino, ricordatelo. Ciao a tutti!